Benvenuti a un nuovo appuntamento con il Domenicale. Oggi celebriamo la sesta domenica del tempo ordinario. Ci viene presentato oggi il Vangelo delle Beatitudini, ma prima ascoltiamo il riassunto della settimana e il Vangelo di oggi accompagnati dalla meditazione artistica di Monica Michelotti. La quinta settimana del tempo ordinario ci ha accompagnati attraverso il capitolo settimo, in particolare, del Vangelo di Marco. Abbiamo avuto una lettura continuativa, anche se in realtà abbiamo celebrato sia Santa Scolastica che alla Beata Vergine di Lourdes, ma le letture sono rimaste quelle del giorno. E quindi rivediamo subito il percorso che abbiamo fatto, cominciando dal lunedì 7 febbraio. Il testo è quello di Marco 6:53-56, un testo redazionale dove attraverso il racconto di tanti miracoli fatti da Gesù, della fama che si espande, l'Evangelista crea quasi un'attesa e un contrappasso con quello che spiegherà dopo, e cioè ci dirà nel suo linguaggio che il popolo ha riconosciuto Gesù come Messia. Tant'è vero che martedì 8 febbraio abbiamo letto il testo di Marco 7:1-13, la questione del rispetto della tradizione. Sembrano cose particolari o parziali, però un maestro che non insegna a rispettare la tradizione, e Gesù dice: in nome di quella tradizione voi annullate il comando di Dio. Lo scontro è dunque estremamente aperto, e così mercoledì 9 febbraio, in continuità, abbiamo letto il testo di Marco 7:14-23. Gesù chiama tutti, non solo i discepoli, ma la folla, e spiega che non sono gli alimenti che rendono impuro l'uomo, ma ciò che esce dall'uomo, la malizia e con tutta una serie anche di cose cattive che lo rendono davvero impuro a Dio. E dunque non sarà più quello che è esterno all'uomo, ma come lui si autodetermina la sua coscienza dall'interno, che lo porrà davanti agli altri e davanti al Signore. Giovedì 10 febbraio abbiamo letto quasi come un contrappasso il testo di Marco 7:24-30, una donna straniera, pagana, ma che nella fede tocca Gesù, e anche se Gesù gli mette davanti la sua origine: tu non sei nel popolo eletto, io non posso far niente per te, ma ella dice: io mi accontento delle briciole, mi bastano le briciole. Ecco, vedete il contrappasso tra il rifiuto della persona di Gesù, ponendogli, diciamo così, tanti ostacoli e da un certo punto di vista anche tanti misconoscimenti, a quello invece della sua accoglienza. Ecco, allora dice che per questa tua parola tua figlia è guarita. Venerdì 11 febbraio abbiamo letto un altro testo molto importante, il testo di Marco 7:31-37, un altro testo redazionale, dove alla fine si riporta il sentire del popolo che ha guarito tutti, sia sordi che muti. Anche questa non è una semplice osservazione, ma è una modalità per dire: egli è il Messia, è venuto a compiere e compie in mezzo a noi i segni del Messia. E infine, sabato 12 febbraio, abbiamo letto il testo di Marco 8:1-10, è la seconda moltiplicazione dei panni e dei pesci, che viene descritta non con la medesima importanza della prima, ma è importante che sia la seconda, cioè la facilità con il quale il Signore viene incontro a donare il suo pane a chi ne ha bisogno. E quindi questa sezione, detta la sezione dei pani, diciamo così, si conclude con un testo molto importante che sarà dopo e che metterà insieme un po' questi due passaggi. Così dunque la quinta settimana del tempo ordinario. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù, disceso con i dodici, si fermò in un luogo pianeggiante. C'era gran folla di suoi discepoli e gran moltitudine di gente da tutta la Giudea, da Gerusalemme e dal litorale di Tiro e di Sidone. Ed egli, alzati gli occhi verso i suoi discepoli, diceva: «Beati voi, poveri, perché vostro è il regno di Dio. Beati voi che ora avete fame, perché sarete saziati. Beati voi che ora piangete, perché riderete. Beati voi quando gli uomini vi odieranno, e quando vi metteranno al bando, e vi insulteranno, e disprezzeranno il vostro nome come infame, a causa del Figlio dell'uomo. Rallegratevi in quel giorno ed esultate, perché ecco, la vostra ricompensa è grande nel cielo. Allo stesso modo, infatti, agivano i loro padri con i profeti.
Ma guai a voi, ricchi, perché avete già ricevuto la vostra consolazione. Guai a voi che ora siete sazi, perché avrete fame. Guai a voi che ora ridete, perché sarete nel dolore e piangerete. Guai quando tutti gli uomini diranno bene di voi. Allo stesso modo, infatti, agivano i loro padri con i falsi profeti. Con il Vangelo delle Beatitudini, così come ci viene raccontato da Evangelista Luca, ha quasi un sapore antico testamentario, con un linguaggio che passa dalla benedizione alla minaccia, potremmo dire, al guai a voi, e quindi ci richiama quasi testi come quelli dell'Esodo, della legge, dove viene messo dinanzi al popolo più volte la benedizione e la maledizione, le due strade, le due vie, la scelta fondamentale di vita tra un modo di comportarsi e l'altro, dove l'uomo è messo dinanzi a quelle che sono poi le conseguenze della propria scelta. Se si sceglie bene, si riceverà bene e si sperimenterà la benedizione di Dio. Se si sceglie male, si sperimenterà il male e in qualche modo si sperimenterà le conseguenze del proprio camminare lontano dalla via di Dio. In un certo qual modo abbiamo quasi dinanzi ai nostri occhi un testo simile con le beatitudini così come ci sono date dall'Evangelista Luca. E la prima lettura tratta dal libro del profeta Geremia in qualche modo rincara la dose: benedetto l'uomo che confida nel Signore, maledetto l'uomo che confida nell'uomo. In un certo qual modo ci viene messo dinanzi oggi questa scelta, con una considerazione che dovrebbe essere di aiuto, di supporto nello scegliere. L'uomo non può sopperire, non può provvedere a ogni necessità, a ogni imprevisto, a ogni bisogno che la vita mette dinanzi a noi, a ciascuno di noi. Ecco allora che giustamente il profeta usa un linguaggio forte, duro, dicendo: maledetto l'uomo che confida nell'uomo. Quando un uomo affida totalmente la propria vita, la propria esistenza, il proprio bene a un altro uomo, non può che presto o tardi sperimentare il limite di questa scelta, un limite dato dalla natura stessa dell'uomo. L'uomo è limitato, è imperfetto, è fallibile, e quindi questa sua natura non potrà che manifestarsi durante la propria vita, presto o tardi, in un modo o nell'altro, in un momento o nell'altro. Se siamo come uomini soggetti al fallimento, alla debolezza, alla fragilità, all'errore, non è possibile che vi sia un uomo o ci sia la capacità da parte nostra di non sbagliare mai, perché allora questo andrebbe contro anche la nostra stessa natura. La nostra natura invece si manifesta con questa debolezza al suo interno. Ecco allora che l'affidarsi all'uomo non potrà essere sufficiente per provvedere a ogni necessità. Così come cercare di costruire la propria felicità, il proprio benessere, la propria soddisfazione solo nella realtà di questo mondo non potrà essere una scelta efficace e che porta un vero e duraturo bene alla vita dell'uomo, proprio per anche questo limite dell'uomo stesso, che invece è chiamato, anche grazie all'aiuto di Dio, a guardare oltre, ad andare oltre, a una realtà che supera quella del momento presente, del mondo presente. Una realtà, quella che ci viene presentata, ci viene messa dinanzi, verso la quale siamo condotti dal Vangelo,
da Gesù Cristo. Allora, la beatitudine diventa, la via della beatitudine, così come ci viene annunciata da Gesù, diventa quel camminare in questo mondo, lavorando in questo mondo, ma con un occhio teso verso il regno di Dio, verso un tempo futuro, un tempo segnato da quella beatitudine e a quella gioia che il Signore promette ai buoni operai del Vangelo. Una condizione di beatitudine che in alcuni casi inizia già adesso. Infatti nel leggere le beatitudini non tutte sono per il tempo futuro, ma alcune hanno una loro attuazione già nel tempo presente. Quindi ci sono condizioni per le quali si sperimenterà il bene, ci sono condizioni per le quali, sopportando le sofferenze, sopportando le tribolazioni, per giusto motivo si entrerà poi in una condizione di beatitudine nel regno di Dio, ci sono altre condizioni nelle quali già adesso si è beati, perché entrati dentro una logica nuova, una mentalità nuova, che è quella del Vangelo. Piano piano deve essere chiara la scelta di vita che ciascuno di noi vuole fare, ed è questo che il Signore desidera da noi, che scegliamo in modo chiaro, in modo libero, in modo però deciso, cosa desideriamo dalla nostra vita. Dall'altra parte il cammino che la vita stessa ci mette dinanzi per poter raggiungere questi obiettivi, gli obiettivi che appunto ci siamo messi dinanzi, gli obiettivi che possibilmente scegliamo nella comunione e nella relazione con Dio, Lui che può portare un bene vero e duraturo nella nostra vita. E quelli li raggiungiamo giorno per giorno, piano piano, crescendo nella conoscenza del Vangelo, nella pratica del Vangelo, aiutati e sostenuti dalla grazia di Dio, che ci aiuta a superare quelle situazioni laddove la nostra natura umana non potrebbe che arrendersi al fallimento. Per oggi ci fermiamo qui, vi auguro una buona domenica e un arrivederci alla prossima settimana.